Torna il grande basket professionistico a Lucca con l'ottava edizione del trofeo Carlo Lovari. Il 15 e il 16 settembre i riflettori si concentreranno sul parquet del Palatagliate, dove si contenderanno la vittoria, quattro tra le migliori squadre di basket professionistiche del campionato italiano, Dertona, Venezia, Pesaro e la neopromossa Pistoia. La manifestazione giunge proprio in un momento di crisi del settore, con la definitiva chiusura dei battenti della squadra femminile del basket Lemura. Un'occasione per coinvolgere e appassionare nuovamente la città a questo sport. L'obiettivo chiaramente è quello di sensibilizzare il pubblico, i tifosi, il territorio, ma anche gli sponsor, i grossi imprenditori ad investire nel basket, perché insomma la tradizione cestistica di Lucca è stata veramente agli apici dello sport nazionale. L'edizione di quest'anno è un'edizione come tutte del resto, ma ci teniamo particolarmente a sottolinearla per la partecipazione della squadra di Pistoia, che essendo rientrata nella massima serie di A1 è una delle quattro partecipanti. Le altre tre sono squadre di levatura nazionale, hanno partecipato ai playoff l'anno scorso, e Tortona, Dertona Tortona, Reyer Venezia, che è una nostra affezionata e che accogliamo sempre con molta gioia, e quest'anno abbiamo anche Pesaro, che è una squadra di livello storico. Il trofeo Lovari è organizzato dagli amici della Pallacanestro Lucca, Luca del Bono Onlus, che di recente ha contribuito anche alla riqualificazione del campino da baschin di San Filippo, grazie anche al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.